Questo ragazzo sta vivendo gli ultimi istanti della sua vita. Il 22 novembre 1963 il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy stava facendo un giro nell'auto presidenziale per salutare la folla. Ma in questo esatto istante successe una disgrazia. Pochi momenti dopo che questa foto venne scattata, Lee Oswald dall'ultimo piano di una biblioteca sparò due colpi fatali alla testa del presidente. L'ultimo proiettile penetrò violentemente il suo cranio, facendolo esplodere in frammenti che raggiunsero persino l'auto dei servizi segreti che era dietro l'auto presidenziale. Questo è il video che andò live in televisione due giorni dopo, dove l'assassino Lee Oswald viene portato in manette nella sede centrale della polizia. Ma esattamente in questo istante si può vedere un uomo uscire dalla folla all'improvviso. Era Jack Ruby e nella sua mano sinistra aveva una pistola. Era intenzionato a uccidere Oswald. Questa fotografia fu scattata un istante prima che Oswald venisse colpito dal proiettile di Jack, mentre cercava di proteggersi invano dall'imminente colpo di pistola che mise fine alla sua vita.